Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Vi è mai capitato di riuscire a recuperare dei componenti elettronici, ad esempio da delle vecchie schede, o comunque trovare componenti elettronici in giro? Ove, ma c'è proprio qua un condensatore da 470 microfarad. Appunto in questo caso vedete che qui, su un condensatore elettrolitico, viene espressa la carica, quindi il suo valore, 470 microfarad, 200 volt. In questo caso, appunto, sappiamo quanto vale e possiamo valutare se inserirlo in un circuito o meno. Nel caso in cui però riusciamo a recuperare un induttore, in questo caso vedete che non viene espresso il suo valore, quindi gli induttori si misurano in Henry, ma qui vedete che non c'è scritto niente. E in questo caso non sappiamo se possiamo andarlo a inserire in un circuito o meno, perché appunto non conosciamo il suo valore. Come facciamo a risolvere questo problema? In questo caso ci serve uno strumentopolo misterioso. Lo strumentopolo misterioso in questione è un LCR. Qui c'è scritto Digital Multimeter, ma in realtà si chiama LCR. L sta per i circuiti, solitamente con L si indica l'induttore, con C la capacità e con R il resistore, quindi più o meno avete capito dove voglio arrivare. Qui troviamo la sua custodia e all'interno appunto troviamo lo strumento. E come potete vedere qui abbiamo un selettore e possiamo misurare valori di capacità, di induttanza, c'è anche la possibilità di vedere dei cortocircuiti e valori di resistenza. Come possiamo farlo? Inserendo il componente qui oppure utilizzando i suoi connettori. Qui abbiamo un potenziometro per andare ad aggiustare il valore mostrato sul display, il pulsante di accensione e il pulsante per fermare il valore sul display. Inoltre è molto comodo perché si riesce anche ad alzare il display, quindi se lo utilizziamo ad esempio sul tavolo questo ci viene molto più comodo. Questo strumento ve lo lascio nella nostra lista Amazon, della quale trovate il link qui in descrizione, nella sezione componenti elettronici. Quindi andiamo a testare questo strumento, prendiamo il nostro condensatore, sono andato a collegare i connettori allo strumento, quindi ora ci andiamo a posizionare all'incirca su 2000 microfarad e accendiamo lo strumento. Come potete vedere ci sta mostrando 464. Leggete qui appunto che il condensatore è da 470 microfarad, quindi è abbastanza accurato da un punto di vista di misurazione. In ogni caso, chi è un po' esperto in elettronica sa che dei condensatori da 463 microfarad non esistono, e quindi il valore più vicino di capacità solitamente riprodotto con un condensatore è 470 microfarad. Andiamo ora a testarlo invece con un induttore. Ho preso un induttore molto semplice con due terminali, lo vado a collegare, in questo caso con il selettore mi vado a spostare sui 200 microhenry. Vi faccio vedere come l'ho collegato, sperando che non cada. Ci viene mostrato più o meno 21,5 microhenry e in questo modo appunto riusciamo ad identificare l'induttanza e possiamo valutare se inserirla appunto in un circuito o meno. Ora andiamo ad effettuare un altro test. Ho preso una resistenza, qui ve la faccio vedere così potete anche vedere il codice colori, ok, dovrebbe averla messa a fuoco più o meno, comunque rosso 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 dovrebbe essere, se non sbaglio, 2200 ohm. Quindi la vado a inserire qui nei terminali. Una volta inserita, vedete dove l'ho posizionata, vado sui 20 kΩ, accendo lo strumento e vedete che ci dà 2,18, ovvero 2200 ohm, appunto, come poi si riesce a vedere dal codice colori, ma diciamo che questo strumento è molto più veloce da utilizzare. Facciamo un ultimissimo test con questo componente, provate a indovinare che componente è. Intanto io torno a collegare i terminali e andiamo a capire qual è il suo valore. In questo caso si tratta di un condensatore. Questi condensatori di solito vengono posizionati sopra i motori elettrici in questo caso a tensione alternata. Andiamo ad accendere lo strumento, diventa anche un po' complicato tenerlo in mano, comunque
andiamo sui 2000 microfarad, 160 microfarad. Vedete qui 160 microfarad. A questo punto che dire? Cioè, è uno strumento che è veramente molto utile. Secondo me è un ottimo acquisto per chi intende ad esempio andare a riciclare dei vecchi delle vecchie schede, come ad esempio vecchi alimentatori, vecchie schede audio, roba vecchia che non utilizzate più, insomma. E in questo caso si riescono appunto ad andare a recuperare dei componenti che tornano davvero veramente utili. Quindi ragazzi, vi ricordo che questo lo trovate nel link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, se avete qualcosa da dirci scriveteci qui sotto nei commenti, mi raccomando seguiteci sulle pagine social per rimanere sempre aggiornati e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!